È un giorno importante non solo per, insomma, le scuole di pattinaggio, per il movimento in generale, ma anche per la città di Teramo. Io direi per tutta la provincia, perché una pista di pattinaggio così non credo che ce ne siano tante altre in provincia. È una pista realizzata nel 1980 e inclusa all'interno del Parco dell'Acquaviva, ma che non aveva avuto mai manutenzione e lavori di ripristino. Oggi siamo riusciti con un intervento importante di quasi 200.000 euro, sempre con fondi del PNRR, a sistemarla e a metterla a norma, perché la cosa più importante è stata quella. Una pista circolare con una pista al centro per il pattinaggio artistico. I ragazzi, vedete, già da questa mattina hanno riempito già tutta l'area sportiva ed è una giornata di festa, perché un'amministrazione comunale gioisce sia quando i lavori vengono realizzati nel modo corretto, così come sono stati realizzati, ma tanto più quando al lavoro realizzato c'è una partecipazione di ragazzi, di società sportive, non solo, così importante. È un altro passo di un rinnovamento che comunque questa amministrazione pensa per l'area, magari anche con un intervento, insomma, sul verde che i cittadini stanno chiedendo da un po'. Sì, devo dire che è un intervento importante, come ho detto prima, sotto il profilo sportivo. Un intervento importante e dovrà essere anche accompagnato da un'attività di attenzione per la parte del verde circostante alla pista, che è altrettanto, diciamo, necessario affinché i ragazzi possano utilizzare e fruire dell'impianto nel miglior modo possibile. La pista è importante perché il pattinaggio ha una tradizione nella città di Teramo e quindi sicuramente mancava come elemento nel patrimonio dell'impiantistica sportiva e quindi da questo punto di vista è molto importante. E poi certo la posizione è favorevole perché nel cuore del nostro parco fluviale, in prossimità di altre strutture sportive, quindi proprio in una visione anche moderna, completa, quanto più possibile di offerta alla pratica sportiva. Per il momento, in maniera quasi naturale, le società che tra l'altro hanno anche molto gentilmente accolto l'invito questa mattina di animare, come era giusto che fosse l'inaugurazione, si sono accordate per il momento per l'uso, poi certo in futuro penseremo anche se affidarlo in gestione tramite il bando.